Il nostro approfondimento del lunedì è sempre dedicato a Giancarlo Marcotti, a lui in primis e naturalmente all'analisi delle notizie principali che ruotano intorno ai mercati e all'economia. Ciao Giancarlo, bentrovato. Ciao Manuela, un saluto a te naturalmente e anche a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, allora oggi parliamo naturalmente delle attese per il nuovo DPCM, anche delle... io le chiamo indiscrezioni, poi in realtà non sono proprio indiscrezioni, ma comunque le notizie che già sono arrivate intorno alle decisioni del governo per il discorso Covid, che come sempre Giancarlo, prima sembrano tanto allarmanti, poi si ridimensionano un istante, no? Perché ancora non riusciamo, mi metto in mezzo anch'io, ci mancherebbe altro a prendere forse le misure rispetto a questa nuova ondata di coronavirus che non è altro che la prosecuzione di quella che già c'è perché c'è l'inverno, ci sono altri virus influenzali, quindi automaticamente si è un po' più soggetti a prendersi l'influenza e non solo, il Covid è in giro, quindi ahi noi ce lo dobbiamo tenere fino a che non ci sarà un vaccino, ma soprattutto perché insomma i rapporti sociali sono ripresi con tutte le dovute limitazioni. Insomma, è vero che anche questa volta sembrava quasi ci fosse all'orizzonte un lockdown, invece l'hanno escluso, anzi questo è proprio uno dei titoli principali che abbiamo letto questa mattina sui giornali, per ora è escluso un nuovo lockdown. Perlomeno questo, insomma, perché c'è veramente con una situazione che a mio parere è assolutamente sotto controllo, sarebbe stato assurdo un lockdown. Sotto controllo perché va bene, ovviamente rispetto a luglio e agosto abbiamo qualche caso in più, ma a me sembra veramente l'Italia non ha, perlomeno l'Italia e poi gli altri paesi. Mi espongo anche perché non li conosco direttamente, perlomeno l'Italia tra una situazione abbastanza insomma tranquillizzante, perché se noi guardiamo il numero dei decessi, non pare un numero molto elevato. È chiaro che qualsiasi persona che muore è un dramma per i familiari, parenti, eccetera. No, dobbiamo per dare un senso, insomma, ai numeri, ogni giorno in Italia per queste cause muoiono 2.000 persone, mediamente. Noi di Covid diciamo che muoiono 20 persone, quindi una su 100, poi diciamo che muore ma sarebbe più corretto che muore con il Covid, Ok, perché la stragrande. sì. Giancarlo, perdonami, siccome si sente un po' male l'audio, ti chiamano subito dalla regia perché non, è un peccato, perdiamo troppe parole, insomma, quindi richiamiamo subito Giancarlo Marcotti e lo mettiamo. Esatto, rimani pure in video che ti richiamano, insomma, poi ti spiegheranno dalla regia. Intanto io saluto perché poi l'altra mia domanda, Giancarlo Marcotti, andava proprio anche sui mercati, sui discorsi proprio legati all'andamento dei mercati e di come i mercati recepiscono queste informazioni che ruotano, insomma, intorno al coronavirus. Ringrazio un amico che scrive complimenti, l'informazione precisa per gli investitori, perché nel corso di questa giornata abbiamo detto più volte, o meglio, no, qualche mio ospite mi ha detto che i mercati in questo momento non sembrano badare troppo alle notizie intorno al coronavirus, che sembrerebbe quasi come se il tema del Covid fosse passato in secondo piano. Non so voi cosa ne pensate, appunto, questa è la domanda che girerò tra un istante a Giancarlo Marcotti quando ripristineremo il collegamento. Quello che è certo è che i mercati attendono di sapere, insomma, come l'economia potrà in qualche modo essere risollevata, anche grazie a degli interventi, a degli investimenti, per riprendere questa parola, in seguito a questa ondata, a questo periodo penalizzato dal coronavirus. Questo è chiaro. Peraltro, per questa sera è atteso un nuovo DPCM con le misure anti-Covid del governo per tutto il territorio nazionale e tra poco ribadiremo anche quelle che sono le principali. Naturalmente il lockdown per ora è, come dire, arginato, quindi non dovrebbe, no, non dovrebbe, al momento non ci sono delle chiusure. Giancarlo, penso che tu sia ancora collegato con me. Sì,
Ottimo, allora Giancarlo ti faccio riprendere il discorso che stavi facendo tu, insomma tu dicevi che bisogna distinguere, giusto per riprenderlo e poi ti aggiungo l'altra domanda, tra contagi e effettivamente malati e purtroppo decessi, insomma c'è una sostanziale differenza. Sì, io appunto sostenevo il fatto che in questo momento, fortunatamente, o comunque non abbiamo una situazione allarmante, quindi si esclude il lockdown, ma evidentemente è da escludere il lockdown perché non avrebbe senso un lockdown con dei numeri di persone in terapia intensiva e decessi, però molto basso, diciamo. Ok. Quindi così facevo per dare un raffronto con i numeri che mediamente in Italia, in un paese come l'Italia, muoiono 2.000 persone al giorno. Se di Covid muoiono 20 persone è una su 100. E in ogni caso diciamo sempre la stessa cosa, cioè che muoiono delle persone con il Covid, ma non per il Covid, perché di persone che non avevano alcuna patologia e che sono morte a causa del Covid, veramente è un numero assolutamente esiguo. La maggior parte erano persone che avevano già diverse altre patologie, anche abbastanza gravi. D'accordo. Allora, io prima dicevo, Giancarlo, una domanda che volevo fare a te, si è detto a più riprese, anche in altre situazioni, che in questo momento però, per esempio, i mercati, visto che ci seguono molti investitori e molte persone che agiscono sui mercati, sembrerebbero aver messo la notizia del coronavirus un po' in secondo piano. Secondo te è così? Beh, i mercati forse, certamente la popolazione no. Mercati forse nel senso che oramai è abbastanza standardizzata la situazione, cioè sappiamo come curare, diciamo, il Covid. Poi la questione del vaccino vedremo, però il grande passo avanti è che prima non sapevamo come curarla, adesso sappiamo perfettamente come curarla, quindi Sì. secondo me fa molto meno paura, i mercati se ne sono accorti, se invece parliamo 4 ore 24 alla televisione, le persone sono terrorizzate. No, infatti, ma a questo proposito io infatti volevo leggere quelle che sono le decisioni che probabilmente verranno messe nero su bianco in questo nuovo provvedimento del governo. Intanto la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni, che già di per sé comunque se si riduce il periodo di quarantena vuol dire che in qualche modo si sa come agire, no? È quello che dicevi tu. Inoltre, anche per uscire dall'isolamento, quando appunto si contrae il coronavirus, servivano due tamponi negativi fino a questo momento. Invece adesso ne servirà solo uno, nel senso che se dopo un tot di giorni, dopo il 21° giorno, adesso lo vado a riprendere, però insomma, rispetto a quello che accade adesso, si risulta tasse ancora negativo, scusate, positivo, chi ha contratto il virus può comunque essere libero, tra virgolette, perché dopo 20 giorni cioè, la possibilità, insomma, che infetti altre persone è veramente limitata. Quindi, insomma, quello che dicevi tu, Giancarlo, che si ha un po' più coscienza rispetto a questo virus e a come arginarlo. Precisamente, forse la profilassi che veniva fatta in precedenza era eccessiva, presumo proprio sia così, perché ci sono state delle persone che sono rimaste per mesi addirittura in quarantena, proprio perché circolavano delle minime tracce. Adesso si sa che quelle minime tracce non sarebbe comunque pericolosa. Ok, Quindi sì. Ecco, poi però c'è tutta l'altra parte del provvedimento che riguarda, vabbè, il tema assembramenti, che però è generale, ma questo dovrebbe valere in tutte le situazioni, però che quando appunto
devono essere messi a punto i provvedimenti, si indirizza solo in determinate situazioni, per esempio fuori dai locali, peraltro dopo una certa ora, prima va bene lo stesso, punto di domanda. Vabbè, per gli sport di contatto pare che insomma in qualche modo bisogna fare qualcosa proprio per evitare che ci siano troppi avvicinamenti tra le persone, come per esempio calcetto, basket, karate, eccetera, eccetera. E poi si è parlato di più smart working, quindi con la richiesta che verrà fatta alle aziende per quanto possibile di far lavorare i dipendenti e i collaboratori da casa, quindi non in ufficio. Ecco, dicevo, di contro però ci sono queste limitazioni che vanno a toccare delle categorie commerciali, punto e stop, perché bisogna dire le cose come stanno. Sì, anche questo ovviamente è un'altra situazione che va ad aggravare appunto alcuni settori che già hanno subito dei contraccolpi insomma, pesanti dalla prima ondata, che a mio parere è anche l'unica ondata, ma comunque non voglio Anche per presentare. me, l'ho detto io, ma l'abbiamo già detto o ci troviamo d'accordo su questo? Dico, secondo me è un'unica ondata, non è che è la seconda, non è che se n'è andato e poi è tornato il virus, no, c'è sempre stato. Esattamente, insomma, quindi ripeto, secondo me alcune categorie sono eccessivamente penalizzate e insomma già la situazione economica non è buona se la andiamo ad aggravare, non dico inutilmente, ma insomma, cioè, ogni decisione, ecco, mettiamola così, ogni decisione ha sempre costi benefici, cioè una decisione nella quale ci siano solo benefici senza costi non c'è, ma neanche una decisione che abbia solo costi e nessun beneficio, insomma, è bene non prenderla, no? Certo. Quindi, insomma, io sarei un po' più elastico se fossi al governo, proprio perché oramai non dovremmo avere più. Allora, Giancarlo, io prendo un'altra notizia che ho avuto modo già di leggere, ma la riprendo con te perché in qualche modo ci collega tutte le cose che stiamo dicendo e ci fa fare un passo ulteriore. Cioè, parliamo della crescita dell'Italia, vabbè, che voglio dire, è un tema sempre attuale, però soprattutto in questo momento di coronavirus, perché lo dico, si collega a quello che dicevamo, è ancora più centrale. Peraltro di stime si sta parlando ancora di più perché c'è la legge di bilancio in preparazione e quindi il governo ne ha parlato. La settimana scorsa il ministro dell'Economia Gualtieri è tornato a dire che vede positivamente la previsione di crescita per il nostro paese per l'anno prossimo, cioè ha parlato di stime un po' più ottimistiche e migliori rispetto a quelle che abbiamo sentito fino ad oggi, ma a questo punto ecco la notizia, l'agenzia di rating Fitch invece dice no, le stime sono peggiori rispetto a quelle che ci dà il governo, ma indipendentemente da questo, perché nessuno lo può sapere in questo momento e lo sottolineo e lo sottoscrivo, la crescita dell'Italia è legata ai fondi del Recovery Fund, quindi a come i soldi che arriveranno dall'Europa, incanalati in determinati settori, lo ricordiamo perché non è che arrivano, noi possiamo usarli come vogliamo, appunto determineranno la crescita più sostanziosa o meno del nostro paese. Tu, se non ricordo, a parte che è un tema che io e te affrontiamo sempre, quindi mi piacerebbe comunque riprenderlo, ma se non erro, tu nella giornata di venerdì, attraverso i tuoi video di Finanza in Chiaro, hai parlato proprio di questo e so che ti hanno seguito in tantissimi. Facciamo un breve riepilogo quindi sul tema Recovery Fund, unendolo a queste stime di Fitch. Allora, sì, io avevo così fatto emergere un problema che prima o poi dovremo affrontare, no? Cioè, oggi stiamo parlando tutti come andiamo a spendere i soldi del Recovery Fund, come li spendiamo. Ovviamente, grandi discussioni, li spendiamo in pochi settori, ma con degli interventi corposi. Tipo, che ne so, centri civici oppure scuola, insomma, istruzione, insomma, pochi interventi, ma di grande impatto, oppure andiamo a una miriade di piccoli interventi, eccetera. Quindi il discorso su come spendere è un discorso che appassiona.
funziona invece il discorso che ho fatto emergere io, cioè quanto dovremmo restituire questi soldi e cosa succederà. Perché prima o poi dovremmo restituire questi soldi. Questa è l'unica certezza che c'è. Nonostante si faccia sempre la famosa distinzione tra, che vabbè è vera perché ci sono dei fondi in prestito, quindi dei soldi che comunque, come dici tu, dovremmo restituire, invece dei soldi che sono a fondo perduto, cioè che sono regalati, insomma, per questa parola ovviamente a fronte di accordi che ci sono stati, non è che ce li hanno regalati così tanto per. Ecco, nonostante dicevo però ci sia questa distinzione di base. Ma guarda, Manuela, che i soldi in prestito sono circa 178 miliardi, i soldi a fondo perduto sono 32, quindi la realtà è che è la stragrande maggioranza i soldi in prestito rispetto a quelli, perché ancora faccio sempre la distinzione, perdonatemi, i miei ascoltatori saranno stupidi di ascoltarla, no? Ma faccio sempre la distinzione che allora, i 127 miliardi di prestiti, va bene, quelli non li mette in discussione nessuno, sono prestiti, si chiamano prestiti. Ma dei 82 miliardi che viene detto a fondo perduto, che sarebbero dei sussidi, quegli 82 miliardi, 50 ce li mettiamo noi, di conseguenza ne restano 32 davvero a fondo perduto. Quindi noi dovremmo restituire quelli. In più, che sono quelli del SURE, una trentina di miliardi. Se dovessimo prendere anche il MES, altra di miliardi. Quindi 170-180 dal Recovery Fund, 30 dal SURE, 30 dal MES, abbiamo 2 miliardi. Cioè il 10% del nostro debito pubblico prima del Covid. Prima del Covid, certo, assolutamente. Dimmi, dimmi. No, quindi dico è una cifra spaventosa quella, da restituire. Sì, poi peraltro ricordiamo che l'Italia è anche il paese che più beneficia, nel senso che riceve più soldi, no? Rispetto ad altri paesi. Vero, Giancarlo? Non sto dicendo una castroneria. Ok, ricordami. È vero come valore assoluto, ci sono degli stati che il Sì. valore è relativo rispetto al proprio Ah sì, PIL. certo, assolutamente. Allora, c'è Piero Ambrogio che ti fa una domanda, Giancarlo. Allora, scrive, questa è stata la crisi finanziaria più veloce della storia, è durata solo qualche settimana. Chiederei a Giancarlo il parere. E, cosa ne pensi? Beh, ma la crisi finanziaria, sì, aiuto, non sappiamo ancora quanto e come durerà, però lascio a te rispondere, Giancarlo. No, allora è vero che dal 21 di febbraio, 22 di febbraio al 22 di marzo il crollo delle borse è durato un mese, poi dopo dal 23 di Sì, marzo sì. le borse hanno ripreso e poi sappiamo quelle americane, insomma, che sono tornate sui massimi storici. Quindi da quel punto di vista sì, io penso però che gli strati che lascerà questa situazione saranno veramente importanti. Beh, non dobbiamo vedere i mercati finanziari esattamente come uno specchio dell'economia. È uno specchio un po' deformato dell'economia. Fermo restando anche assolutamente per quello che dicevo, non si sa come quanto durerà, perché poi insomma in realtà la crisi va presa un po' nel suo assetto totale, ma poi anche i mercati comunque navigano sempre un po' a vista. È vero che il crollo, e hai fatto bene a ricordarlo, è durato un mese, però di fatto insomma i mercati stanno ancora chiedendo, no? Navigano un po' nell'incertezza, sappiamo benissimo essere la cosa più penalizzante poi per i mercati finanziari, quindi insomma c'è ancora un bel punto interrogativo a mio parere. Certo, e poi non dimentichiamo che negli Stati Uniti, nel mercato finanziario statunitense, nelle borse statunitensi, diciamo che ci sono stati dei titoli famosi, che poi sono anche i più grandi titoli, Amazon, Apple, eccetera, che da questo coronavirus non hanno avuto nessun danno, anzi hanno avuto solo benefici. Se
se noi guardiamo le borse, come dicevo prima, abbiamo una situazione formato, se noi andassimo a vedere i bilanci dei bar e dei ristoranti, troveremmo una situazione catastrofica. Esatto, sì, diciamo che poi Giancarlo è vero che parlando solo di finanza e di mercati possiamo magari cominciare a circoscrivere la crisi lì quando è successo tutto, ma se pensiamo poi in realtà all'economia reale, insomma lì è tutto ancora da vedere ed è chiaro che poi è quella che riguarda, no, tutto il mondo a livello totale. Precisamente è questo quello che appunto volevo sottolineare. Poi l'Italia in particolare, che appunto sappiamo tutti essere un'economia fondata sulle piccole, le piccolissime, le microimprese, veramente sarà dura. Adesso appena finirà il blocco dei licenziamenti, vediamo come reagirà. Io naturalmente spero che l'economia italiana possa risorgere, ma ho grandi timori, insomma. Manuela, una piccola cosa che avevo fatto nel fine settimana che aveva destato un po' di clamore, sai che il mio argomento principale è sempre l'euro, no? Certo. Mi sono così dilettato con una cosa semplicissima, è una proporzione, non ho fatto calcoli di chissà quale complessità. Sono andato a vedere il tasso medio di svalutazione della lira nei confronti del marco dal 1970 fino all'introduzione dell'euro. Io ho applicato questo tasso medio di svalutazione della lira dall'introduzione dell'euro, cioè il 31 dicembre del 1998 ad oggi. Quindi se dal 98 ad oggi, anziché essere bloccato, come tutti sappiamo, il cambio, no, con l'introduzione dell'euro, avessimo avuto lo stesso tasso di svalutazione che abbiamo avuto appunto dal 1970 al 1988 nei confronti del marco tedesco, oggi un marco tedesco avrebbe come valore appunto 1.700 lire, cioè ci vorrebbero 1.700 lire per un marco tedesco. Noi l'abbiamo fissato a 9,90, insomma, c'è una bella differenza, c'è un 70% di differenza. Quindi, insomma, E quindi, dimmi pure la tua, Giancarlo, senza problemi, vai. bisognerebbe tener conto anche di questi problemi. Adesso io, ripeto, ho fatto un calcolo. Così, naturalmente nel frattempo, in questi 20 anni, sono successe anche tante cose a livello economico mondiale, la Cina, eccetera. Quindi non voglio far passare così il mio semplice calcolo come qualcosa di scientifico, però obiettivamente continuiamo a essere penalizzati noi dall'aver fissato il cambio con il marco a 990 lire. E le nostre industrie, insomma, faticano adesso sui mercati internazionali con questa moneta che continua a essere per noi penalizzante. Ok, beh, ma che futuro vedi? E poi ti saluto, insomma, anche alla luce di quello che sta succedendo in Europa, dei fondi che arriveranno, insomma, dei rapporti tra l'Italia e l'Europa da questo punto di vista. E allora, se, perché abbiamo ancora il punto interrogativo, se arrivassero tutti quei fondi, perché sappiamo che non è detto, anzi, la mia previsione è che ne arriveranno meno e che alla fine dovremmo, insomma, ma comunque, se dovessero arrivare tutti quei soldi, è davvero fondamentale che non vengano sprecati. Io però veramente difficoltà a pensare che improvvisamente l'Italia, che non è mai stata un'eccellenza nell'utilizzare i fondi europei, diventi improvvisamente un paese che insomma riesce a far fruttare al meglio. Insomma, non hai molta fiducia
nel modo di gestire le risorse del paese. C'è sempre Pierambogio che dice: grazie della sua view, non nego che la Germania potrebbe anche offrire il recovery fund e anche la Cina pagare qualcosina. Però purtroppo i prestiti invece li dovremmo restituire, quindi purtroppo di regali dalla Germania e dalla Cina non aspettiamocene, anzi, la Germania e la Cina cercheranno di fare shopping in Italia, visto la situazione. Qualche cosa in tal senso, sappiamo che è già avvenuto, quindi. Ok, quindi insomma, mettiamola così Giancarlo, non si ha fiducia nei partner europei, in primis la Germania, non si ha fiducia nel sistema interno di come si gestiscono le risorse dell'Italia, incrociamo le dita, speriamo bene, che dire, anche perché comunque veramente, e su questo ha ragione l'agenzia di rating Fitch, indipendentemente dalle stime che vengono messe in evidenza adesso, sarà fondamentale come quei fondi verranno utilizzati, quindi è inutile che giriamo intorno a numeri se non sappiamo ancora se riusciremo a far fruttare bene ciò che arriverà dall'Europa, questo è chiaro, perché parte degli investimenti verranno coperti con quei soldi lì. Poi sul discorso del prestito e della restituzione ci ragioneremo. Adesso pensiamo a capire come utilizzare i soldi per far crescere il nostro paese, però lì dobbiamo ancora capirlo, quindi tutto parte da quel punto e da quel tema. Ma insomma, io e te avremo modo di riparlarne. Allora, Giancarlo, io ti devo salutare. Ricordiamo l'appuntamento del lunedì con te e, come sempre faccio con i tuoi video su Finanza in Chiaro, peraltro così comincio già a avvisare, da settimana prossima comincerà anche il nuovo palinsesto, che poi di fatto insomma più o meno prevede i nostri ospiti, ma con qualche novità, e anche il fatto di Giancarlo Marcotti, sempre con te il lunedì alle 11:30, sarà un po' rinnovato, diciamo così. Poi non diciamo nulla e lasciamo in sospeso eventuali altre specifiche. Grazie come sempre, Giancarlo. Grazie a te Manuela e un saluto a tutti. Grazie. Grazie a Giancarlo Marcotti e grazie a tutti voi per questa prima parte di live che avete seguito. Adesso vi saluto e vi lascio in compagnia dei nostri approfondimenti. Attenzione perché subito dopo i miei saluti parliamo ancora di trading, ma abbiamo voluto, proprio perché è uno dei punti fermi e uno degli argomenti centrali della nostra programmazione, abbiamo voluto entrare un po' nel merito della professione del trader, cioè quando il trading può essere considerato un vero e proprio lavoro, perché ci sono dei luoghi comuni da sfatare, delle incertezze e anche degli sbagli che si commettono quando si parla del trading, soprattutto per chi non lo conosce. Per chi non ha mai provato a fare trading. E allora con noi ci sarà Emanuele Bonanni di mytradingway.it, che ci racconterà la sua esperienza personale e parlerà proprio del mondo del trading a 360 gradi. Quindi un approfondimento veramente interessante. E poi continuiamo con i nostri focus per tornare live sui mercati alle 14:30. Grazie a tutti voi e buona giornata. Non perdetevi l'approfondimento.